Amiche e amici di Globus Television, di Globus Trotter, eccoci qui puntuali. Iniziamo la seconda parte del nostro appuntamento mattutino quotidiano con il nostro Open Space, il momento del nostro salottino, dei nostri ospiti. Sono due gli argomenti centrali di questo segmento di trasmissione. Parleremo di televisione, ma di un sistema integrato che quindi rivoluziona un po' il modo di fruire, il modo classico di fruire della televisione, quindi occhio alla tecnologia, a quello che è il futuro, anzi è già presente sostanzialmente, e poi parleremo anche di make-up. Oggi quindi puntata ricca, davvero accontentiamo un po' in maniera trasversale maschietti e femminucce in qualche modo, ne parliamo. Intanto ringraziamo per aver accettato il nostro invito, parleremo di questi argomenti con Roberto Nofri. Buongiorno Roberto. Buongiorno, grazie della linea e grazie per aver detto piatto ficco, mici ficco, insomma, capito? Va bene così. Sì. Abbiamo Make-up sia make-up che tecnologia. e tecnologia. Allora, con te parleremo di make-up. No, con te parleremo Ma va, parliamo di cyborg, che è parliamo di andata. cyborg. Ecco, eccetera. Invece, con Viviana Ramassotto, Buongiorno. naturalmente parleremo di make-up, no? 2S e 2T, Lo spero, non di tecnologia, Ramassotto, per favore. lei ci tiene, Ramassotto. 2S e 2T. No, beh, lo sbagliano tutti. Oh, ma io un No, lui ha Ramassotto ho detto, per, detto. lui ha detto perfetto. Bravissimo. Oh, peraltro, volto noto, no? Hai più, insomma, Beh, dal punto diciamo di mi do vista da televisivo. fare da parecchi anni con il make-up, quindi spesso mi trovo coinvolta anche a condurre dei tutorial per qualche trasmissione anche, insomma, di rilievo, oltre alla Importante, vostra, certo. naturalmente. Eh beh, è chiaro, anche perché poi parleremo, no, di alcune trasmissioni che anche la nostra emittente in qualche modo diffonde, è vero. Anche Roberto è un volto noto, volto, voce, no? Voce, Cioè, voce come. molto. Io la mia carriera l'ho iniziata tanto tempo fa come DJ, fino a vincere nell'89 il campionato del mondo. Poi ho iniziato nel Come 94 si fa a vincere il campionato del mondo come DJ? Adesso lo sì, No, perché sì, ci sono i nuovi adesso ci sono producer, una eccetera. volta invece era tutto a dischi veri, cioè mettevi sai, il classico cerotto Sì, bianco, come quello che di quando uno si faceva male sulla spiaggia, e cercavi il pezzo che ti poteva servire in base alle battute da mixare in quel preciso momento. E quindi dovevi coprire e cercare di mettere lo stesso numero di battute in più piatti possibile. E quindi c'era una tecnologia, una tecnica più che tecnologia, Sai che che era mi molto più intriga veloce. tanto il discorso, anche perché oggi abbiamo parlato di evoluzione tecnologica, no? In tanti settori, però quello della discografia, di come si Certo. facevano le serate prima, di come si conducevano le serate prima in discoteca, diciamo lì c'era molta professionalità, Allora, c'era molta passione, molto mestiere. Adesso diciamo che la tecnologia adesso è ci facile, aiuta, papà no? mi compri l'ultimo Pro Tools o l'ultimo computer particolare, il papà lo compra, il figlio fa finta di mettere i dischi perché non si mettono più, lo metti in studio quando non hai anima. Dove si vede il buon DJ oggi? Il grande DJ tipo Bob Sinclair o Sì. Guetta, si vedono perché loro a un certo punto cambiano l'impostazione in base alla pista, in base alle persone. Prima c'era il classico pezzo riempipista Sì, e che poi il andava DJ bravo bene per tutta andava bene per tutti, però la stagione, no? tu devi essere bravo nel cercare di tenere la pista piena. E adesso invece tanti DJ improvvisati montano una scaletta e tu vedi che la pista si svuota perché secondo loro quel pezzo è bravo, fino a quando poi non arriva tipo il 28esimo, 29esimo pezzo e tutti tornano in pista. Però Vabbè. è un altro tipo di professionalità, un altro. Sono contento però di essere appartenuto alla prima sezione dei DJ, quando Cecchetto era imperversava e poi c'era Zappa là, lo stesso Fiorello, insomma tanti giochi Sì, che sono quelli che animavano, hanno fatto da da apripista apripista agli quindi. attuali. Però noi ancora quando lavoriamo nel mondo, io ho fatto feste importantissime perché ancora esercito la professione soltanto nelle feste particolari in cui comunque mi piace, è un divertimento, e dove ci sono c'è la cultura degli anni 80, anni 90, cioè È la vero, è vera vero, musica. Adesso è tutto boom 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 boom, però accetto anche quelli, insomma. Vabbè, però non è vero. parliamo di Vabbè, musica. no, no, assolutamente. Allora. Con Roberto non parliamo certo solo di musica, o perlomeno, no, era per fare capire, Se insomma, no, sì. no, da dove vieni? L'evoluzione, Da dove l'evoluzione. Roberto Nofri 2.0 adesso, vieni? capito? Invece con Roberto abbiamo l'occasione per parlare oggi e finalmente lanciare questo aggeggino qua. Vediamo se in favore di camera ci arriviamo, magari con una zoomata rapida e veloce, perché l'aggeggino è piccolino, Sì. ma nelle botti piccole sta C'è il sempre il vino migliore. E siccome questo è un aggeggino piccolo, ma che
è fantastico perché è una sorta di concentrato di praticamente tutto. Allora, non è un eufemismo se diciamo che grazie a questa geggina apriamo una finestra sul mondo, no? Assolutamente sì. Guarda, Globus, grazie a quello... Tu hai parlato di ieri, oggi e domani, no? Sì. Allora, quello per noi è ieri, nel senso che già di quelli ne abbiamo commercializzati oltre 740.000 in tutto il mondo, perché noi abbiamo pensato, girando tantissimo, prima come DJ, adesso come conduttore anche televisivo di programmi, quelli che vanno in onda anche da voi, tipo Cucinone, Viaggiore, eccetera, abbiamo cercato in pratica di... vedevamo che la cosa che serviva di più era quella di andare in un albergo, in una città, in qualsiasi posto dove ci fossero degli italiani nel mondo, e nessuno riusciva a vedere né la RAI ma né le televisioni locali, regionali, che sono quelle che appartengono alla loro tradizione. Che diciamo la novità vera poi è questa nuova frontiera, cioè quella di dare la possibilità di vedere anche delle realtà imprenditoriali. Noi vedevamo Globus a Naples, che è a Miami in Florida, e noi in Florida vedevamo Globus TV grazie al nostro, perché voi fate parte del bouquet delle televisioni scelte, delle fantastiche 100 come le chiamiamo noi, tra le più importanti realtà regionali italiane che si vedono in tutto il mondo. Quindi te in questo momento sei visto, oggi stiamo andando in onda, ma siamo visti sia in Florida che in Giappone che in Uganda che anche in Australia. Allora, intanto vediamo anche delle immagini. Questo è il mio socio Enrico Romagnoli, che saluto, e poi dopo proveremo a collegarci con lui. Sì. Qui siamo in Argentina ed è un... Vedi, facciamo vedere Globus in Argentina come si vede. Notare lo sguardo compiaciuto del mio socio, perché ha sempre questo sguardo compiaciuto quando funzionano le cose bene nel mondo. Ed è una cosa bellissima, guarda, sono tutte le emittenti che noi facciamo vedere, e c'è la tua Globus che si vede benissimo insieme a Rai, a Mediaset, alla 7, alle radio più importanti d'Italia. Però c'è un'evoluzione, e qui ne parleremo per primi oggi di questa tua evoluzione. Ecco, lanciamo quasi in esclusiva. Anzi, è in esclusiva perché verrà presentata dal 12 al 14 di ottobre all'interno del Make a Fair, che è questa fiera internazionale che viene svolta a Roma, quindi in Fiera di Roma. È la fiera della tecnologia, dell'evoluzione, di tutto quello che è cibernetico nel mondo, ed è veramente importante. E noi presenteremo lì al mondo questa app. Vedi, adesso io te la sto facendo vedere, ecco, a favore di camera. La sto facendo vedere su un tablet. Questo è un tablet normale, sia Android che iOS. Questo sì. Si potrà quindi scaricare dappertutto. Non so se così riesci a vederla bene. Vi faccio vedere, per esempio, in questo momento la diretta. Allora, io vado sui regional, eccola qua. Io praticamente riesco tramite... Ecco la regista che sta facendo dei segni. Riesco praticamente tramite questo tablet a far vedere teniamolo a favore di camera. Quello che succede. Voglio far vedere però una cosa. Allora, voglio far vedere una cosa. Voglio far vedere il abbiamo fatto vedere il tablet, che tanto si è visto in televisione. Voglio far vedere anche il cellulare, che è importante perché io proverò adesso a farti vedere. Guarda, vediamo se riusciamo. Ecco, a far vedere. In diretta. Adesso cioè, ci provo a chiamare diretta, il mio socio, che in questo momento è a Siviglia, e non perché fa il barbiere, perché altrimenti è proprio a Siviglia in vacanza, beato lui, con la bella Anni e il mitico Polpi, e voglio vedere un attimo, ecco, provo un attimo vediamo se ce l'ho qua. L'abbiamo provato, eccolo qua, FaceTime attivo, eccolo qua, vediamo se riesce. Però è buio, vedi, oggi è buio. Riesco. Allora, lo faccio vedere, attenzione, buongiorno Enrico, ti faccio vedere a favore di camera, eccolo qua, aspetta, buongiorno, ti faccio vedere. Riesci a vedere il mio socio? Eccolo qua, guardate che bello, sembra poco costipato, come dicevano gli amici, però lo vedo bene. Enrico, buongiorno. Allora, tu sei a? Sono a Siviglia. A Siviglia, che tempo fa a Siviglia? Bellissimo, quasi 40 gradi. Mi dici l'orario, perché almeno facciamo vedere che siamo in diretta? Sì, io con influenza comunque, quindi è fantastico. Sei un influencer? Nel mio telefono dalle 11.09. Ok, quindi siamo perfettamente in diretta. Mi fai vedere Globus con la nostra cyber app da là? Perché quindi lo stesso... Ecco qua, ecco. Siamo sulla tablet, siamo in... Ecco. Delay di 30 secondi, mi stai chiamando in questo momento. Vedi, eccolo qua. Questa è la bellezza della tecnologia. Quindi noi a Siviglia in questo momento stanno vedendo tablet, sta vedendo il nostro programma, e sta vedendo Globus TV, come stanno vedendo tanti altri italiani nel mondo che vogliono vedere la loro Globus. Questa è l'idea. Ok Enrico, puoi tornare te con la tua bella faccia. Mi stavo concentrando su Viviana per
meno male. Grazie, grazie, grazie. Eccoci qua. Vuoi fare una domanda al mio socio? Già che è lì, guarda, in diretta te lo tengo io. Eccolo. No, vabbè, intanto i saluti dalla Sicilia. Abbiamo capito che anche lì c'è una bella giornata di sole, sì. Quindi non manca l'atmosfera giusta. Peraltro, no, in un paese come la Spagna, che per tradizione, ma anche per calore, è molto vicino alla Sicilia. Vero. Però ne approfitto per far salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando proprio in spagnolo. Perché no? In spagnolo, Enrico, mi puoi salutare gli amici di Globus Television in spagnolo? Adelante. Bien, hablame español entonces. Un gran abrazo a todos los amigos de Globus TV y nada, con el Cyber App que podemos mirar la televisión en todo el mundo, sobre todo la televisión siciliana, sobre todo Globus. Bravo ragazzi, grazie, grazie, bravo, grazie, bravo. Davvero. Neanche senza gobba, visto come senza gobba, ho un socio senza gobba. E non un solo, grandì. Posso permettermi, vai. Con l'accento milanese che parla spagnolo è anche molto sexy. Però non c'era la Bellani né il Polpaise con lui, quindi vabbè, salutiamo gli altri due. Peccato. E speriamo di vederci presto. Grazie Enrico, grazie di cuore. Grazie, ecco, grazie davvero fatto... Enrico. Grazie, grazie. Ciao, eccolo. Il Polpaise. Guarda se si vede il... Ecco, lui è la nostra mascotte. È il Polpi, capito che venone. Eccolo qua, si vede. Eccolo, eccolo. Ciao Polpais, ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao Anni. Ciao. Grazie. No, grazie a voi perché ci avete dato l'opportunità di vedere fattivamente come dal vivo come funziona la tecnologia. Oggi ci davvero dà la possibilità di parlare col mondo e forse anche qualcosina in più. Arriveremo presto forse a parlare con i marziani, se esistono. se ci fossero, grazie al cyborg, è sicuro, no? Si possono collegare anche loro, chissà perché. Non ci avete ancora pensato. No, posso permettermi, no? Ti interrompo un secondo, visto che sei un collega, anche per raccontare come è nata questa storia del cyber. Adesso mi sento un po' più leggero perché abbiamo fatto una diretta e far vedere come funziona. Adesso ci arriviamo, anche perché ci sono dati importanti. C'è tutta una fase di studio, di preparazione. Adesso c'è una fase di lancio, quella della commercializzazione, che porterà, credo, a numeri importanti, anche perché ce l'auguriamo. Il mio socio non è che stava male per questo, non è che è influenza, stava male con i numeri che abbiamo speso fino adesso per arrivare a questa determinazione. Allora, caro Roberto, ti chiedo primo di tutto, ma questa idea come ti è nata? Come arriva? Perché tu dalla musica, fai DJ, produzione di programmi televisivi, a un certo punto hai avuto questa idea? Cos'è? Sei stato fulminato sulla via di Damasco? Sulla via di Damasco? No, allora ti spiego. Io nel 94, quando ho terminato la mia carriera come DJ, mi ero stancato, avevo toccato il tetto del mondo, ho lavorato nelle più grandi discoteche di tutto il mondo. A un certo punto ho avuto Mamma Rai che mi ha chiamato per condurre dei programmi, tra cui Lo Spazio d'Oro, Il Premio Rino Gaetano, i primi che ho fatto, e poi tanti altri. E mi piaceva molto lavorare in televisione. Allora nel 94 ho avuto la fortuna di iniziare musica e televisione insieme a una compagna di viaggio straordinaria che è stata Rosalinda Celentano. Con la figlia del mitico Molleggiato ho avuto l'idea di girare il mondo per registrare questo programma, quindi andare a Londra piuttosto che a New York, piuttosto che a Los Angeles, far vedere uno studio, anziché uno studio come quello in cui noi stiamo adesso, far vedere il mondo, anche perché è una questione di costi, cioè era più logico un operatore che girava a New York piuttosto che in uno studio, l'affitto studio, luci, montaggio, poi non c'era Avid, non c'erano tecnologie digitali, bisognava montare tutto in analogico, era completamente diverso, per chi fa questo lavoro sa come si lavorava una volta. Non so, ma poi trasferire tutto il contenuto, cioè, dovevi avere i beta, se il beta non era, poi dal beta è nato il beta digitale, insomma l'evoluzione televisiva è stata grossa e tanta. E andiamo in giro per il mondo e vedevo che tutti gli italiani che ci salutavano, ovviamente io girando con la figlia di Celentano, che è un personaggio notissimo ai più di tutto il mondo, e anche gli emigranti, no, che giravano, si ricordavano Celentano, Albano, Romina, Ricchi e Poveri, era questo insomma il goda di Gianni Morandi. E quindi chiedevano: ma perché non riusciamo a vederlo qua il programma? Perché non riusciamo a vederlo qua il programma? Tu pensa, parlo di 16 anni fa, di 20 anni fa di programma, sì. E io da 16 anni circa ho detto qui bisognerebbe fare qualcosa. E mi è venuta in mente l'idea di poter far vedere i programmi italiani in giro per il mondo per i nostri gli emigranti italiani al mondo, quindi italo-americani, italo-australiani, cioè le persone che italo-argentini, italo-venezuelani, sono tantissime. Pensate che ci sono
oltre 30 milioni di oriundi italiani fino alla quarta generazione nel mondo, che gli piace vedere le televisioni italiane. Perché, perché poi gli italiani insomma sono affezionati alle proprie radici, alle proprie tradizioni. Siamo molto più uniti italiani nel mondo. Io ti dico, uno studio a Miami, una casa a Miami, all'estero, io vado all'estero, siamo molto più uniti che non qua in Italia. È più comunità, è vero, più, cioè, qui già a Roma, che quartiere sei? Allora non vai, non sei con me. Che sì, ci abbiamo queste divisioni, no? Arrivi... tra quartieri, squadra, poi non parliamo delle squadre di calcio. Invece quando arrivi nel mondo dici, guarda un po', questa è una cosa bella che facciamo noi come, come italiani. Allora abbiamo iniziato prima a dare il cassettato, poi l'allora ministro Tremaglia, ti parlo di 11 anni fa, io portai il progetto, mi diede il patrocinio gratuito per il con il Ministero degli Italiani nel mondo, ma la tecnologia non mi aiutava per fare quello che stiamo facendo adesso. Dovevo mettere dei ponti, dei ripetitori, insomma diventava una cosa molto molto esosa. La tecnologia è andata avanti, finalmente dopo tante battaglie ho trovato il sistema di farlo vedere prima nell'applicazione soltanto dentro nel decoder, poi grazie al mio socio e grande amico Enrico Romagnoli, che ha creduto da subito, e devo dirti, nell'app che sto avendo, visto, c'è la cosa bella che tu sei nel mondo e la vedi anche sul tuo telefonino, tu immagina, stai viaggiando in aereo, c'è il wifi gratuito a bordo anche di Alitalia, certo. E tu segui Globus in diretta in aereo, cioè è una cosa che era impensabile fino a qualche mese fa. Devo dire, grazie a lui, che lui ha creduto ancora molto di più di me nell'app, e adesso io credo quanto lui, forse pure qualcosa in più, e abbiamo iniziato a investire tutto quello che abbiamo guadagnato con il decoder, che continua ad essere una forza, un articolo di punta, perché stiamo dando adesso siamo entrati con il mondo ecclesiastico, lo diamo a tutte le missioni umanitarie che sono nel mondo, anche perché vedere la televisione. Ah, quindi c'è anche questa valenza dal punto di vista sociale, proprio di comunicazione sociale, che è molto importante. Ecco perché poi è importante oggi questo, pensare che la tecnologia così ampliata, perché appunto non è solo il canale tradizionale, cioè la televisione, che è ancora bello e importante, certo, per milioni di telespettatori, ma con le app oggi davvero l'informazione è a portata di mano, e non l'informazione quella scritta da chissà chi, perché certo. Poi attenzione alle fake news, ma allora, poi il rapporto diretto per capire appunto semplicemente magari che tempo fa a Siviglia o a Catania, certo, se non certo. A Miami o da un'altra parte, certo, del mondo, certo. E magari con l'app avere lo spaccato di quello che sta accadendo in una televisione locale come Globus, no? Perché poi le televisioni nazionali comunque girano. Ma vedi, le televisioni nazionali, senza nulla togliere, però se io so che il Papa Benedetto ha parlato in piazza e ha detto una cosa, lo so anche nel mondo tramite CNN, tramite BBC, lo so, sì, perché sì, la grande informazione, sono grandi informazioni, cioè. Però è molto più difficile trovare, che ne so, la macchina di Santa Rosa per i viterbesi nel mondo che la dà Televiterbo, e tu devi vederla soltanto con la televisione locale. Cosa succede alla pescheria? Oppure alla pescheria, a Piazza Duomo a Catania, quindi fai una cosa del genere, tu sei però a Miami e ti vedi la tua realtà, ed è una cosa veramente che ha avvicinato le distanze. Sai, sì. Come il telefonino, vedi, adesso noi abbiamo chiamato il mio socio a Siviglia, no? È una cosa bellissima. La distanza viene annullata. Vengono veramente annullate, cioè è sempre più bello viaggiare, però ve lo dico a tutti, se riuscite a viaggiare fatelo, perché è un grande arricchimento, però sicuramente per le persone che non possono, per le persone anziane della famiglia che non possono girare, stanno con noi, si collegano e sembra che in quel momento realizzano veramente le loro sogni. Poi noi italiani siamo nostalgici, sentimentali, quindi effettivamente no, viaggiando il mondo vediamo che impazziscono all'idea di poter vedere un po' di Italia. E poi lo dici a noi che siamo siciliani, no? E che quando passiamo dall'altra parte dello stretto già pensiamo di star male, abbiamo la nostalgia subito della nostra Sicilia, così come quando torniamo basta vedere la punta della Sicilia dello stretto, già ci sentiamo a casa, non siamo ancora arrivati. Questo è il senso di comunità che va ampliato in questo caso, anche grazie appunto al messaggio che si può avere in diretta tramite le televisioni, ma anche le radio, mi hai detto. Molto assolutamente, importante. Ci sono tutte le radio, cioè, una cosa particolare, io mi trovavo al Melbourne, ero in Australia, stavamo testando l'app, voglio ringraziare ovviamente oltre il mio socio Enrico, anche tutto il gruppo degli ingegneri, da Marco Ricciuti a Riccardo, voglio ringraziare mio fratello Dario, Fabio, Alessio, cioè le persone che lavorano dietro questa grande competizione, oltre che Anni, il Prosciutti, perché tu il Prosciutti non lo conosci, ma te lo devo portare qua. Il Prosciutti è una persona che si
veste precisissimo e ti dà l'indicazione in quel momento della revisione che però funziona. Adesso spiegami, perché poco fa polpi, adesso prosciutti. Polpi, allora si spiego, polpi è per i bambini, se tu vedi abbiamo anche un angolo che si chiama cartoon, cyber cartoon, e ci sono tutti i migliori cartoon. C'è anche l'angolo dei bambini, c'è l'angolo dei bambini, l'angolo del viaggio, del turismo, tantissimi. E polpi è il nostro simbolo per i bambini, cioè lui è un bambino ed è il nostro simbolo, quindi siccome ha questo nomignolo molto affettuoso che gli hanno dato i genitori. Questa cosa dei nomignoli romani, no? O romaneschi, se vuoi, è molto vicino anche a quelle che sono le abitudini e le tradizioni di noi siciliani. Sì, non lo sapevo. Sì, perché il nomignolo qui in Sicilia viene definito come upecco, no? Ah, okay. Dai, è il segno distintivo di quella persona, quindi no, è bello così, perché qui diventa... no, che ne so, la professione del panettiere, sì, coinvolge poi tutta la famiglia. La moglie non è la signora Giuseppina, ma è la moglie del panettiere, quindi è Afunnara, cioè sostanzialmente. noi è diverso, nel senso, per esempio, ti dico i nostri due ingegneri, no? Uno è marchigiano. E quindi quando noi parliamo di Marco, l'ingegnere Marco, noi parliamo del marchigian, cioè questo è quello che diciamo noi, il marchigian che dice. Oppure invece di Riccardo Cionni, che è romano, il romano, romano, capito? Anche se poi il marchigian è quello al tetto di tutto, perché è quello che ha studiato tutte le app, ha fatto notte e nottate con noi. Genio. Però è un genio, veramente un genio. Allora, non perdiamoci però, Ah, guarda che bella la pubblicità dietro, questa è uscita nel giornale con voi questa qua, bellissima, vedi, guarda. Sì, ecco, aspetta. Bello, bello. Noi stiamo vedendo appunto come si può utilizzare l'app, e vedete poi scorrere, no? I canali più importanti e non solo quelli. Io un attimo ti faccio riposare, perché vorrei dare la parola anche a Viviana. Oggi il make-up è uno degli argomenti più trattati sia nel mondo della televisione, ma anche sul web, i social sono pieni di gente che magari appunto si è trovata a dare dei consigli, è diventata nel frattempo influencer, eccetera, eccetera. È un settore che però deve essere chiaramente gestito in un certo modo, soprattutto quando si fa comunicazione in televisione, quindi si arriva ad un pubblico vasto che è. Però attenzione, perché quando parliamo di pubblico, a volte facciamo questo errore, no? Lo facciamo noi che facciamo parte di questo mondo della comunicazione. Crediamo di avere noi la verità assoluta e quindi distribuirla all'altro. Invece no, dall'altra parte c'è gente molto preparata, che sta molto attenta, quindi c'è anche questo limite da superare, no? Perché a volte cioè, io propongo di fare questo, in questo caso non lo so cosa, una base, un trucco. Sì. Ecco, qual è l'impegno vero che ci mettete? E non è solamente quello che fate in studio, no? Truccare, dare dei consigli, ma è quello proprio di comunicare, cioè far arrivare il consiglio giusto alla ma fine. Ma infatti c'è molto marketing e poi soprattutto è una questione di comunicazione, anche molto di carisma, perché non tutte le ragazze famose per elaborare dei tutorial anche da sole a casa, quindi senza un set particolare, magari con la mamma che passa la scopa e pulisce, con il gatto che parla, cioè quelli sono i più cliccati in assoluto, perché a volte noi abbiamo voglia proprio di un po' di normalità, di curiosità, no? Quindi spesso troviamo anche più curiosità dietro a magari un tutorial particolare dove puoi anche sorridere, perché dietro ti sembra di vedere un film, cioè anche una ragazza che fa sorridere, non deve essere necessariamente particolarmente brava, e quindi è anche un po' curioso e un po' colorato il mondo del make-up, e soprattutto sì, arriva un po' dappertutto, anche dove ci sono un pochino di restrizioni, dove le donne non possono esprimersi liberamente, però anche per esempio molto spesso io sono anche amica, tra virgolette, perché nei social siamo tutti amici, nessuno si conosce, però anche con delle ragazze arabe e loro fanno dei tutorial stupendi, però magari si esprimono al meglio perché insomma non possono, no? Magari andare a realizzare un loro sogno di diventare famose. In qualche modo lo si può diventare all'interno dei tutorial. E la bellezza di Makeup Channel è che però, diciamo che, tra virgolette, i fenomeni da baracconi, perché ce ne sono tanti come sì, dappertutto, non ci sono. E ci sono, sono selezionati dei tutorial che sono simpatici o molto professionali, un po' di tutto, però sono molto selezionati, e di tutte le nazionalità.
Bene, quindi ancora una volta un linguaggio internazionale, peraltro il make-up artist ha anche una certa responsabilità, no? Quella di o anticipare le tendenze. Bravo, sì. O in qualche modo affermarle, no? È come il lancio di un disco. È sempre una cosa artistica, no? Sì, sì, assolutamente. Parliamo sempre di un'espressione artistica. Però Make-up Channel, che voi mandate in onda, ho visto anche di sera, noi ci siamo collegati molte volte, Make-up Channel, a parte su Globus, va in onda esclusivamente H24 sul Cyber. Bene. Ha proprio un canale. Torniamo a questo. C'era qualcosa che forse Viviana voleva aggiungere? No, beh, io parlerei ore del make-up, quindi è meglio finire così. No, ma ci troviamo. Dobbiamo fare un'accademia qui, una Globus Academy. Dobbiamo fare una Globus Academy, bravo. Sì, sì, la possiamo fare adesso. Sì. Ho bisogno di qualche consiglio, soprattutto per quanto riguarda il parucco, il colore. Beh, noi siamo anche consulenti d'immagine, poi Make-up Channel, adesso dobbiamo anche specificare che noi trattiamo molto di tutto quello che riguarda la bellezza, quindi può essere anche unghie, oppure delle tecniche particolari anche per l'epilazione per l'uomo, la donna, capelli, ci sono degli acconciatori che sono bravissimi, e quindi è bellissimo perché si confrontano varie culture di tutto il mondo e poi ognuno prende qualcosa dell'altro, quindi magari andiamo a vedere una ragazza indiana, che poi è particolare perché le indiane hanno delle occhiaie che sono di un grigio nero, che sono particolarissime, hanno un viso molto 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 particolare, ed è tanto curioso perché utilizzano magari un pigmento completamente rosso, cioè un arancio quasi rosso sotto al fondotinta, altrimenti l'occhiaia non si vede, e quindi una persona un po' curiosa o semplicemente che ha anche una piccola percentuale di quello stesso. Beh, per loro non è un problema, una caratteristica, però per qualcuno potrebbe essere un problema e quindi ha un'occhiaia grigia, prende anche l'esempio, e quindi che cosa fa? Lei magari è make-up artist o comunque ama fare questo lavoro, e ha un po' l'arte delle mani, riesce anche a parlare, è carina, perché poi bisogna essere anche belline, perché altrimenti insomma è difficile nella televisione, bisogna anche rappresentare un po' quello che si propone, e prendendo ispirazione si inventa qualcosa di nuovo, e poi le ditte che producono cosmetici cercano proprio queste influencer per andare a creare qualcosa di nuovo, quindi all'interno di questo marketing diciamo che le influencer sono quelle ruolo. Che comandano di tutto. Mi un attimo nel discorso per dirti che io, che sono profano come credo te, perché nel mondo del make up proprio non conoscevo immagino, nulla. No, lui almeno c'è il vezzo del codino, del codino vabbè, questa è una cosa che mi porto, ma tu immagina che nel mondo, quando noi abbiamo girato con Viviana moltissime fiere con il suo staff, per esempio, le spose, uno dice, sono tutte uguali, no? C'è una sposa che viene truccata, bella o brutta che sia, come immagina una sposa, sarà sempre bellissima perché è il giorno più bello della sua vita. Però, per esempio, tu immagina, un giorno eravamo in fiera e c'era la sposa, diciamo, italiana, no? O comunque europea, quindi un colorito normale. Due giorni dopo avevamo una sposa africana, quindi comunque quello scuro, come devi truccarla. Certo, quattro giorni dopo ancora eravamo in Giappone per una fiera a Tokyo e c'era una sposa che voleva che l'occhio diventasse più grande. Non ci avevo pensato, perché tu pensi che il trucco sia tutto uguale, sì, ma quello che è standard, invece non succedeva... No, poi è molto particolare perché per esempio gli orientali amano moltissimo somigliare, no, comunque a noi, nel senso che loro sono tutte molto simili e quindi cercano di identificarsi e soprattutto di avere gli occhi piccoli. Hanno l'occhio molto allungato, però molto piccolino. Cioè, effettivamente sono piccoli. Questi guardano i manga, sono tutti con gli occhi grandi, i giapponesi. Ma allora loro cosa fanno? Infatti nel manga c'è proprio la rappresentazione di quello che loro vorrebbero essere, quindi occhione gigante e soprattutto labbra sottili. Labbra sottili e viso triangolare, perché loro hanno gli occhi piccoli, le labbra carnose e il viso che tende a essere un po' tondo. E quindi cercano sempre di andare a ricreare dei contouring, addirittura il più alto tasso di chirurgia estetica per la blefaroplastica viene fatto proprio in Giappone, oppure nelle zone Abbiamo più ricche cinesi. Stiamo parlando di arte pura, di arte pura applicata poi a delle personalità, che è ancora più difficile, no? Perché certo. Tu devi tutta personalizzazione, scoprire sì. Chi è che hai di fronte, chi hai davanti, la propria personalità, cosa vuole, cultura, e cosa vuole ottenere. Gusto. Troppo facile l'aggancio a questo punto, perché staremmo qui davvero ora a parlare, però il tempo è quello che è. E allora l'aggancio è questo, no? Potete seguire tutti i consigli, le tendenze e i tutorial proprio su Make-up Channel. Sì, 24 ore in noi, tutto il mondo. Noi ce l'abbiamo quindi ci siamo. Poi in esclusiva è su Cyber, quindi adesso Però non avete più fa scuse. Parte delle coproduzioni che abbiamo. Non avete più scuse. Allora, grazie a Viviana grazie a che voi. Ho scoperto, no?
Guarda che parla più insomma, con una velocità maggiore della tua. E riesce a stare nei tempi, e quindi... poi è riuscita Vincenzo, che salutiamo, sa che è riuscita ad attaccarci subito su internet qua, cosa che non c'eravamo riusciti, e non c'eravamo riusciti, vedi? Perché quando si tratta di tecnologia io non parlo, ma sei più agisce. Più forte, sì. Riesce a connettere sono una donna, scusate, torniamo alla Cyber, che è questo questa scatoletta qui, questo aggeggino qui, questo device, come lo possiamo dire, un vero e proprio decoder, sì, no? Sì, un decoder di seconda generazione. Ecco, adesso parliamo di cose pratiche. Sì. Io acquisto, sì. Ho la possibilità di acquistarlo già. Ancora, cioè, quel decoder sì, fine ad esaurimento, andare sul sito www.cybertv.com, e ci sono tutte le indicazioni, si paga con carta di credito, ti arriva a casa dopo 3 giorni, arriva quella scatola che tu hai. Sì, questa. Con adesso tutte le indicazioni, vediamo. All'interno della scatola c'è un telecomando, all'interno della scatola ci sono i due cavi, all'interno della scatola c'è ovviamente il Cyber, da applicare in televisione normalmente attaccando i due cavetti e viene e collegando con un semplice wifi a casa e viene messo. Ecco, a proposito, allora io la scatoletta ce l'ho, qui ci sono le porte per la connessione, quindi è semplice. Semplicissimo, io... HDMI. O HDMI, come dicono gli americani, e la USB, quella che normalmente ci carichiamo anche il telefonino, che qualsiasi televisore, almeno negli ultimi 5 anni, già ha dietro la sua... Quindi specifichiamolo bene, perché questa è una domanda che ti avevo fatto io ad inizio. Ho detto, ma va bene, si può applicare a tutti i televisori che abbiamo a casa o esclusivamente alle smart TV? No, va applicata a tutte le televisioni, addirittura se tu hai una televisione, quella col tubo catodico, quella grande dietro, quando tu lo acquisti c'è una sezione speciale che è lo stesso decoder, uguale, ha però un buchino dietro come questo, sì, che più piccolo. Viene messo, si mette la presa con i tre colori, la famosa RGB, sì, l'RGB, che va attaccata dietro la televisione, ma sono veramente pochi, però credimi. Allora, una grande evoluzione. Chiaramente questo aggeggio qui si può collegare anche ad un computer. Assolutamente sì. Quindi, l'importante è che tu hai una porta HDMI in entrata. In entrata, certo. La puoi attaccare. Però per il computer, per il tablet, per il telefono, c'è l'app, ragazzi. E quindi, l'app è rivoluzionaria, capito? No, perché su quello dobbiamo puntare. Cioè, la tecnologia oggi ci dà questa grandissima opportunità. Perché ad inizio, quando tutti dicevano facciamo l'app di tutto, no? Praticamente, sì. Allora c'è stata questa sorta di repulsione, no? Tutti quanti dicevano basta con queste app, tanto vuoi sapere che tempo fa, vuoi sapere cosa devi cucinare stamattina, vuoi sapere che tra... Cioè, le app. Però poi abbiamo scoperto che ci sono quelle app, chiamiamole così, di servizio, e questa credo che sia un'app di servizio molto utile, che invece davvero ti danno la possibilità di dialogare col mondo, di vedere quello che sta succedendo, di stare a contatto con la realtà. Per cui è quella che noi abbiamo definito ormai presente, non è più neanche il futuro, anche se c'è una data precisa, no? Per definire il tutto. Sì. Quindi siamo ancora in un limbo. Siamo a metà tra il presente e il futuro il passato. Perché il 12 di ottobre esce ufficialmente l'app in tutto il mondo, il lancio ufficiale in tutto il mondo dell'app. L'app è importante per quale motivo? Anche per un problema di vendita. Se tu immagini che noi siamo in un paese libero come l'Italia, l'Europa, le Americhe, ma ci sono tanti paesi che sono liberi uguali, ma hanno dei dazi enormi. Se tu compri un'applicazione a $100, ti arriva per esempio in Argentina che tu la paghi $300 perché sono 200 di dazi e tu hai lo stesso prodotto che però compri in Italia. Con l'app no, l'app tu la paghi, vi dico anche il prezzo, sono $29 appena tu compri l'app e poi $9.90 al mese per 12 mesi, quindi alla fine viene intorno ai $138, quindi meno che non il decoder. Poi non c'è più abbonamento, cioè tu la vedrai gratuita con l'evoluzione in tutto il mondo. Stiamo lavorando anche su un Cyber Premium per far vedere film, le partite di calcio. Ecco, quello ti stavo ci chiedono tante cose di quello. Ma ci stiamo lavorando fortissimamente. Fregato. Secondo te il mio socio perché è a Valencia? Dov'è? No, a Valencia, dov'è? A Siviglia. Non per il barbiere, ma è lì perché sta facendo incontri. Secondo me sta facendo un corso accelerato di sport. No, ti chiedevo questo, è una cosa molto importante, perché oggi parliamo di evoluzione. Chiaramente siamo all'ulteriore step, no? Dopo il satellitare, quindi la televisione satellitare, dopo il digitale terrestre,
poi dopo appunto l'evoluzione con i sistemi integrati tramite la rete, adesso questa nuova frontiera che si apre, è chiaro che un attimo ci siamo fatti anche la bocca buona, se non l'abitudine, a trattare con quello che è la pay per view, no? La televisione a pagamento, i contenuti Netflix, in esclusiva. Netflix funziona sul cellulare dappertutto, però Netflix non ti permette, io ti parlo sempre di italianità nel mondo, questa è sempre un'idea che abbiamo avuto con Enrico, il fatto di andare in giro per il mondo e non trovare film italiani. Tu non trovi quello film è il limite, italiani. Certo. È il limite perché è una questione di diritti, è una questione di situazione. Allora tu carichi dei film che vanno sia dei film di Roma città aperta, cioè ti dico anche dei film storici che uno gli farebbe piacere, o dei Totò che fa piacere vedere come nel mondo, fino agli ultimi, Alberto Sordi, degli ultima generazione. Quindi è una cosa bellissima. Noi abbiamo pensato di fare questa applicazione, questa invece sarà a pagamento, ma un pagamento formale, noi intendiamo farla pagare intorno ai $3.90 al mese, quindi sono un poco più di 3 euro, e dai una apertura a tanti film, tanti telefilm, tante serie televisive in un catalogo italiano. Non esiste momento, che non esiste per il momento, perché ce la chiedono proprio i nostri utenti. Sì, ma è chiaro. E anche perché dicevi appunto, no, di alcuni film che hanno fatto la storia cinema internazionale, prodotti in Italia da grandi registi, da grandi attori italiani che sono apprezzati all'estero, in tutto il mondo, no? E che magari appunto se tu li trovi in una bacheca e in un elenco ti fa piacere anche vederli. E quindi la cinematografia ha fatto un po' purtroppo per alcuni anni la fine di quello che ha fatto la nazionale italiana, da campione del mondo non è stata neanche qualificata. E le stesse cose dei film. Parlare. Adesso ci sono molti film, però è brutta come cosa. Perché noi italiani abbiamo insegnato anche a fare. Cioè, ragazzi, Cinecittà esiste prima di Hollywood. Cioè venivano gli attori internazionali. Il Ben Hur è stato fatto a Cinecittà. Certo. Cioè, quindi se noi recuperiamo questa italianità, facciamo vedere i grandi film che abbiamo fatto. Poi è normale che io, che ne so, amo Stallone, amo Rocky, amo Rambo, è la mia generazione, la generazione che ci ha fatto divertire. Sai che qui apriamo un capitolo troppo, troppo importante e forte, perché i teatri di posa sono stati creati in Italia, poi gli americani ci hanno copiato, adesso ci hanno copiato anche gli indiani, i cinesi, tutti, c'è Bollywood. Addirittura Bollywood, bravo. Appunto. E tante altre cose, no? Abbiamo inventato noi un certo genere di scrittura per film, eccetera. E mi fa piacere sottolineare questo, lo sai perché? Perché questo mi dà l'opportunità e lo spunto di dire che noi italiani, quando le cose le vogliamo fare davvero, siamo i più bravi di tutti. Non a caso un italiano si è inventata questa cosa qui, sai? Quindi tu sei sulla scia dei grandi, da Giulio Cesare in poi, guarda. Ma ragazzi, e con questo possiamo chiudere, non mi ha dato mai nessuno del Giulio Cesare, sono contentissimo di aver fatto, sono stato uno dei primi. Effettivamente l'italianità che noi abbiamo tutti, gli italiani. Ma sai perché, scusami Roberto, perché tu aspetti che questa cosa qui venga dal Giappone, venga dalla Cina, venga dall'America. È vero. Non viene da quale quartiere romano? Da Roma centro. Anzi, io sono nato a Civitavecchia, che è sul mare. Sul quindi mare. Il mare ci dà una grande, capito? Ci unisce. Il mare, no? Ti ispira. Ti porta ispira, lontano, ti dà, è una via di comunicazione. Però Roma che è la città che io amo, perché mio papà era romano, quindi a Roma sono cresciuto e adesso abito da tanto tempo. Mi diverte il fatto che se tu cambi bar non conosci nessuno e quindi puoi essere, come diceva Pirandello, uno, nessuno, 100.000. Cioè puoi fare qualsiasi cosa. Beh, è chiaro. Non abbiamo capito invece le origini di Viviana. Sono romana. Romana pure tu? I miei con genitori i tratti mediterranei, sono... no? Molto la mamma è di queste parti? Sì, esatto, esatto. Diciamo, i genitori di mia mamma sono di Agrigento, Agrigento. E di mio papà sono torinesi. Se proprio vogliamo vedere anche lei, no? Quindi è mezzo gianduiotto e mezzo cannolo. Mezzo cannolo siciliano. Esatto, quindi la mezza amatriciana, no? E vive nella amatriciana. La coda alla vaccinale. Qual è il piatto tipico? Io poi vegetariana. Non parlare con lei di cibo, perché io che sono cucinone e a tutti gli effetti mi puoi parlare di cibo, ma lei che è vegetariana. Vero, altra non produzione, parlare, no, altra produzione importante, rilanciata dalla nostra televisione, no? Sì, cucinone che funziona, eccolo qua, il cucinone funziona sempre e sta andando benissimo in tutto il mondo, perché è la cucina italiana. Ragazzi, io dico sempre, ma perché
il mondo, tutto il mondo viene in Italia e mangia bene, l'italiano va nel mondo e va a cercare il ristorante italiano, perché dopo il terzo panino non fa niente, no, di per questa forza, cosa sì. Qua. No, senti, qua, a proposito del Cucinone, quando è nata questa produzione? Cucinone è nato nel 1996. Quindi prima di MasterChef, prima molto prima. Ma io ho girato tutta questa, sto venendo dietro di me una puntata fatta a Ischia. Cioè, abbiamo, io mi ricordo tutte e tutte le cose. La cosa più bella di Cucinone è che quando conducevo programmi musicali, soltanto, questo nello stesso periodo, e mi lanciavo dischi, ti regalavano il CD, eri contento perché andavi a casa e ho quasi 21.000 tra CD e quasi 60.000 dischi LP. Però quando facevi Cucinone ti facevano assaggiare i piatti, che è la cosa più buona al mondo, ragazzi. Tu decidi, assaggi e decidi. No? Ed avevamo con il mio grande amico, scomparso purtroppo da poco, che voglio ricordare, un grande regista, un grande amico che si chiama Silvio Moretti. Abbiamo inventato in questi programmi di Cucinone il famoso pollice alto se il piatto era buono, o il pollice, pollice basso verso, se, certo. Perché se il piatto non funzionava un ha visto po' che però tu torna Giulio Cesare, torna, no? sempre era un gladiatore, era un gladiatore. E funziona, guarda, è un programma che funziona, che continuiamo a fare adesso. Anche abbiamo una new entry in Cucinone, il grande Alfredo Selvaggio, detto Alfredino perché adesso è con Dino il cane, e fa anche lui dei piatti straordinari, un grandissimo chef. Salutiamo Alfredo. Allora, torniamo a parlare invece di questo Cybor, che è un'evoluzione, una rivoluzione, sarà una rivoluzione, un po' anticipiamo il futuro, perché ti dà la possibilità di vedere in questo momento quanti canali sparsi per il mondo. Allora, sul decoder, proprio una questione di capienza, riusciamo ad avere circa 250 canali. E sull'app ne abbiamo oltre 600. Quindi la differenza è proprio questa, no? Tra il device l'app, e l'app. L'app è come tu mi parlavi prima di televisioni, no? Cioè, se tu hai una televisione Smart TV e scarichi l'app appena adesso esce, ti ripeto, dal 12 con tutti gli store, tu nella tua televisione con lo stesso telecomando, che è una cosa bellissima, hai 600 canali, ma vai in diretta, come dicevo a Vincenzo, vai in diretta col Giappone, con la Cina, con l'Africa, con l'Uganda, con l'Australia, in quel momento quello che succede. E se dentro la notizia, chi conduce un programma come te, in diretta, in televisione, avere il cyborg dietro con l'app, puoi far vedere quello che sta accadendo in questo momento, se c'è, che ne so, una manifestazione a Miami per le palme nane, cioè sì, puoi farla vedere in diretta senza che ti colleghi con dei servizi finti. Anzi, questa cosa mi emoziona a tal punto che io non ci faccio caso, perché sai, è così, capita a tutti noi che facciamo in qualche modo a televisione. Però se in questo momento io mi rendo conto che noi siamo qui in questo studio bellissimo, siamo a Catania, con questa scenografia che ci apre davvero un mondo anche qua, ci dà la sensazione di quello che è l'open space, vero? Però capire che in questo momento ci stanno vedendo in tutto il mondo, in Australia, in America, c'è in mio Giappone, fratello a Miami, in studio a Miami, ci sta guardando, ci ha visto il mio socio che è in Spagna e ci sta vedendo. E allora, vediamo un po' di fare dei saluti. Io con le lingue sono scarso, te lo dico prima. Possiamo solamente dire good morning, bonjour. Vabbè, sono quelli, Sì, ma in cinese, hola. In cinese non lo so. In giapponese? Allora, ti dico una cosa che mi hanno insegnato in Rai per i tanti programmi che facciamo. Io praticamente cosa faccio? Prendo e vado così in televisione, quando non capisci la lingua tu fai così. Sorridi. Facciamo e così. Siamo internazionali. È la maniera internazionale quella di salutare. Sì. Ancora no, perché abbiamo più di 20 minuti a disposizione. Però a todos il mondo. In diretta con Cyborg. In diretta con Cyborg. Il saluto che possiamo fare, tanto lo capiscono, sì, è internazionale. E questo, guardate. Sì, così, quello va bene, quello è, apre tutte le frontiere proprio, praticamente, capito? Apre tutte le porte. Allora, invece, io intanto vi dico ufficialmente che vi invito il 12 di ottobre in Fiera di Roma all'inaugurazione del Mega Fair a venire a partecipare come emittente consorziata con noi, soprattutto come coproduzione di programmi, come abbiamo parlato con Vincenzo. E dovete venire perché è la fiera più importante della tecnologia a livello italiano, a livello europeo, perché poi ce n'è un altro Mega Fair che viene fatto a livello mondiale, non andremo anche a quella, ma da qui non lanceremo l'app nel mondo, perché non sarà soltanto un sistema che prevede all'interno le televisioni, le reti, quello che abbiamo parlato fino adesso, ma ci saranno anche dei canali, un po' come Sky, avremo 60 canali tematici, per esempio Fiera di Roma, AEFI, Make Up Channel, ci sono il Camera di Commercio, chi vuol parlare al proprio pubblico prende il Cyborg, ha il suo canale e parla al proprio pubblico. Allora, siccome c'è qualcuno che ci sta seguendo, non so se da casa o in giro per il mondo,
Torniamo ad un'altra questione molto importante, perché oggi la televisione ti dà la possibilità di appunto seguire anche lo sport preferito. Quindi è possibile in qualche modo pagamento con un abbonamento o c'è il progetto, è già in atto, di poter vedere lo sport, di poter vedere il calcio? Allora, Enrico Romagnoli e Alessandro Gaucci stanno studiando proprio lo sport per noi. Noi cerchiamo di far vedere, ovviamente è una questione, entri nello sport, nel calcio in particolare, perché è quello che ci chiedono tutti, sì, entri in un mondo di diritti e di meccanismi che sono miliardari. Però noi, avendo questa disposizione nel mondo, cioè quindi noi andiamo sempre, che ne so, le 6 ore di Miami, le 9 ore di Los Angeles, sono degli orari particolari, abbiamo chiesto alle squadre dirette interessate, quindi FIGC e Lega, di poter trasmettere delle partite anche con 2 ore di differenza, 3 ore di differenza. Quindi in differita. In differita, però una differita leggera. Questo farebbe sì che comunque il nostro pubblico è ancora più contento per quello che possa accadere, perché non è tanto la partita, come ti dicevo, che comunque la puoi vedere, che ne so, in America su ESPN, che è la televisione sportiva, la puoi vedere. Gli piace ai nostri connazionali sentire il commento italiano, gli piace quello, il commento in italiano, perché è una cosa che manca. E poi andare a parlare anche con le serie cosiddette minori, ma che hanno un grande ascolto, un grande bacino d'utenza, che sono serie B, serie C e serie D. La serie D non c'è più, si chiama in un altro modo, sì. Però ti dico insomma le 3 serie, perché anche quelle hanno tantissime persone che lo seguono. E sì, quindi è chiaro, no? Anche qui ritorniamo alla propria identità, alle proprie radici, perché poi, a parte Juventus, Inter, Milan, le squadre più celebrate, comunque quelle le vedi. Certo. Però poi ci sono tutte quelle squadre che in questo momento stanno affrontando dei campionati, per così dire, minori, anche se poi Serie B e Serie C sono sempre dei campionati prestigiosi, ma che hanno una grande valenza in termini di numeri, di seguito, no? Perché sì, sono piazze importanti. Adesso Catania, non è ancora definito se giochiamo in Serie B, in Serie C. Vi auguro con tutto il cuore, perché è una piazza importante Catania, quindi se voi riusciate a vincere questi ricorsi, non ho capito dietro che cosa c'è, perché veramente il calcio è pieno lo affrontiamo quotidianamente, ma evidentemente qui è diventato una questione. Quando si sa? Ma non lo so, non si sa più niente, è da un mese che tira avanti. Qui è partito il campionato, non si sa se uno partecipa. E noi stiamo ancora a giocare a briscola, sì. non giochiamo a calcio. Va bene, torniamo un attimo a Viviana. Ti chiedo, visto che siamo al cambio di stagione, no? È finita l'estate, è stata una bella estate anche dal punto di vista della moda, delle tendenze, del make-up. Un consiglio rapido che puoi dare a chi ci sta seguendo in questo momento, cosa fare al cambio di stagione? Quali sono i colori di tendenza, di moda, il trucco? Dobbiamo puntare su cosa nello specifico? Allora, intanto dovete puntare. Allora, se prendiamo come riferimento le modelle, insomma, delle donne che non hanno problematiche particolari al viso, è un discorso. Io direi che più che puntare sulla caratterizzazione del make-up, cerchiamo sempre, per ritrovare l'eleganza nella nostra quotidianità, di andare a cercare invece una personalizzazione. Per cui, in base ai nostri lineamenti, perché non tutte siamo perfette, dobbiamo cercare di trovare i colori più consoni, più giusti. Per esempio, naturalmente questa stagione è rappresentata da una colorazione particolare, quindi noi guardiamoci intorno e che cosa vediamo? Vediamo magari degli alberi che hanno hanno delle foglie che sono di un verde molto scuro, hanno queste foglioline che sembrano quasi dorate, c'è molto marrone, e quindi probabilmente forse è il modo migliore per indossare con eleganza, senza essere fuori posto, un abito, e cercare anche di adattarsi un pochino ai colori dell'ambiente. Stessa cosa, no? L'estate, quando siamo molto abbronzate, sta molto bene il colore acceso, quindi il bianco, il fucsia, l'arancione, il giallo, cosa ridicola invece l'inverno. L'inverno, per esempio, se andiamo a puntare su dei colori come, non so, anche un total black è molto carino, però magari illuminato da un colore vivace quale può essere un effetto Chanel con un rosso molto forte. Magari un eyeliner, una punta di eyeliner sugli occhi, e andare anche a rivisitare un pochino il trucco anni 50.
per cui bisogna soltanto cercare di andare a puntare, di riconoscere i lineamenti del viso, quindi seguite Makeup Channel, assolutamente, che è importante, perché così vi insegniamo un po', no? Prendete come esempio. E poi dopodiché, una volta che sapete anche valorizzare il vostro viso in base appunto alla correzione con il contouring, dei lineamenti, eccetera, sicuramente poi riuscirete anche ad abbinare il colore giusto, quindi insomma il colore che si abbina anche del vestito e soprattutto dei capelli. Un colore troppo biondo l'inverno, per esempio, tendenzialmente sembra giallo, l'estate no, sta bene perché sembra quasi oro, perché c'è un sole più forte. Parliamo di un altro aspetto molto, molto importante, perché poi va bene tutto quello che in questo momento la rete ci propone, no? Sì. I vari consigli, le influencer, le blogger, sì, o chi questa professione ogni giorno la fa in maniera molto certosina e seria. Molto spesso sentiamo parlare però di prodotti, attenzione a quello che si sceglie, attenzione ai prodotti che si utilizza. Qual è il tuo consiglio? Allora, il mio consiglio è questo, mi raccomando, perché io ho delle accademie e vedo che molto spesso le ragazze, soprattutto le più piccoline, quelle proprio attaccate che guardano Instagram dalla mattina alla sera, spesso vengono un po' così, diciamo, motivate da un bel marketing, che fanno magari dei brand un po' scadenti anche, no? E quindi comprano a poco prezzo, con zero costi di spedizione, magari tavolozze di ombretti che può costare, per dire, 10 euro, non so, 50 ombretti, ma non è possibile minimamente, perché comunque il pigmento ha una certa consistenza, è costoso, perché comunque deve essere anche analizzato, deve passare anche delle osservazioni della comunità europea. Poi soprattutto anche su questo è particolare, perché in America ci sono alcuni prodotti, in Europa no, perché le regole sono diverse, quindi per esempio il nero è più intenso in America e meno intenso in Europa, perché c'è un componente all'interno che l'Europa lo fa entrare, perlomeno per adesso è così, invece in America è più conosciuto. Quindi bisogna comunque stare molto attenti, perché è vero che viviamo in un globo, però anche dalla Cina, noi sappiamo che la Cina è un paese enorme e meraviglioso, perché veramente molto spesso a noi arriva un messaggio sbagliato, allora tutto quello che è cinese sembra che è scadente, non è vero, perché poi moltissimi brand veramente famosi, che noi per esempio un ombretto, un fondotinta che paghiamo 100 euro perché è di un brand forte e non lo sappiamo, ma la produzione forte è in Cina. Ma io le ho visitate, perché ho condotto dei programmi all'interno di queste fabbriche per far vedere un po' come avviene la produzione, eccetera, e ho visto qualcosa che, ma neanche in Europa, neanche con tutta l'attenzione italiana, quindi addirittura entravamo tutti stravestiti, perché avevamo mascherine, cappelli, copriscarpe, e poi entravamo dentro una specie di ascensorino dove all'interno spruzzavano del disinfettante, e poi dopodiché subito passavamo all'interno di un corridoio dove c'erano altre vetrate dove non comunque erano sigillate, non potevamo entrare, e c'erano questi cinesi che con molta attenzione andavano a riempire tutte le confezioni, utilizzavano, ed era qualcosa mai vista, e sono molto buoni. Ma c'è anche la Cina, invece quella scadente, e è facile riconoscerlo, una cosa costa poco, c'è un motivo, ragazzi, non la comprate. Allora, grazie Diana, perché poi sono consigli molto utili, importanti. C'erano altre domande, però è chiaro che il tempo a nostra disposizione è quello che, per tutte le altre domande, i dubbi, i consigli, seguite Makeup Channel. Seguiteci, ma anche la trasmissione che vorrei annunciare fra un pochino. Come no? Perché la successiva trasmissione subito è Trucco One. Trucco One. Sì, sì. Ah. La conduciamo insieme, c'è anche Cucinone dentro, insomma c'è tutto. È un'one di tutto, insomma. Va bene. C'è Viaggione. Altra trasmissione che poi seguirete magari in esclusiva grazie a Alzaibon nel mondo. Alzaibon. Sì, sì, sì. Abbiamo 5 minuti. Benissimo. E che noi torniamo. Facciamo che cantavamo. Se vuoi, no, no, prego. Guarda, tanto non. Facciamo così. Ti lascio lo spazio. No, prego. 5 minuti buoni per tornare invece al Cyborg, che ha una particolarità, no? Perché Cyborg E. Sì, allora ti spiego come nasce, ecco, questa cosa. Questa cosa nasce dal fatto che inizialmente questo prodotto era stato visto soltanto per il mondo clericale, cioè per le missioni, per aiutare i missionari laici e ai missionari ecclesiastici che erano in Uganda piuttosto che in Africa, piuttosto che in America spazi Latina, spazi per il mondo, a vedere le proprie trasmissioni italiane. L'importante è che avevano
magari un filo di internet, che oramai internet raggiunge ovunque, il telefono tante volte no, ma internet sì. Sì. Allora avevamo deciso di fare, siccome questo per noi il primo decoder, che era più grande, per noi era una copertura per la Chiesa, quindi una copertura tecnologica per la Chiesa. La copertura per la Chiesa nei tempi antichi era il cosiddetto ciborio, che ancora si esiste, cioè il sacerdote che diceva la messa all'esterno ed era coperto da un tetto, e questo era il famoso ciborio. Quindi la copertura, e abbiamo deciso di chiamarlo ciborio. Ci faceva anche sorridere questa cosa, il ciborio. Andiamo in America e tu vedi nell'intervista che abbiamo fatto così come con te e con altri colleghi americani. Allora, welcome Roberto Manfro, this is a ciborio. Sembrava che andavano indietro con il vecchio nastro. Allora, sì. Okay, ho detto, ma, allora io ho detto a Vivi, che lei è molto creativa, e faccio Vivi, ma come lo chiamiamo? Cyber, Roberto, Cyber. Cyber. E questi con Cyber spedivano benissimo. Allora abbiamo fatto Cyber Eye, perché I e io. E tutto insieme era Cyber Eye, Cyber Io, Ciborio uguale. Però alla fine, si è perso, no, l'io, è rimasto sì. Cyber, e Cyber ormai è quello che ci porta bene. Cyber App è tutto un po'. Però hai visto prima che io ti dicevo del nostro collega Marco Presciutti, che saluto, che è in questo momento a Sunny Island Miami, nel fantastico ristorante, a modo mio, non facciamo pubblicità ma lo dobbiamo dire, in questo ristorante dove si cucina e si mangia benissimo. Lui ha inventato, sai perché si chiama app? No, perché quando tu la installi, anch'io non lo sapevo, dico Presciutti, ma perché si chiama app? Mi fa, Roberto, quando tu la installi e la vedi, fai appero. Appi davvero, nel senso che... Per quello, bravo Marco, hai inventato una bella cosa, capito? In effetti, guarda l'ingegno italiano cosa ti combina. Allora, siamo partiti da una parola con un significato preciso, non c'entra niente col cyborg, no. Però loro poi ci hanno giocato su, quindi l'hanno modificata, internazionalizzata, vero. Dato un senso, perché poi parliamo comunque di qualcosa che ha a che fare con poi la cibernetica, con la, no? Cibernetica, che è un prodotto che secondo me sarà un prodotto rivoluzionario, cioè questa scatoletta è davvero qualcosa di rivoluzionario, facile da installare, facile da usare. E potete usufruire di tutti quei canali che al momento oggi non arrivano. Assolutamente. E quindi anche il nostro a livello internazionale, quindi certo. Ma a livello italiano, mia mamma è a Roma, sta vedendo in questo momento la trasmissione. In questo momento, certo. E quindi ci fa piacere, peraltro siamo i primi a lanciare anche l'app, assolutamente. Che ha delle caratteristiche molto importanti, utilissime, che va anche oltre questa scatoletta qui. Sì. L'app e è rivoluzionaria proprio. Abbiamo provato prima, no, in diretta, questo collegamento in tempo reale davvero, e vedevamo le stesse immagini con, che ti posso dire, forse 2 secondi di sfasamento, sì, sì, cioè, ma è normale che sia così, capita ormai con tutti i collegamenti a livello internazionale, anche con il satellite, quindi è vero. Quindi sfasiamo sì, ma di qualche secondo appena. E questo è importantissimo. E poi l'ulteriore integrazione, io credo, che è quella appunto di poter comunicare direttamente anche col telefonino istantaneamente e dire, oh, che stai vedendo? Guarda, che... certo, guarda certo, che c'è quel pazzo di Salvo Russo con Onofri questa mattina con Roberto, che stanno parlando di questo. Ma infatti Salvo, nel cellulare poi c'è l'applicazione, quando tu metti, che ne so, Globus TV, tu mi puoi chiamare e io dice, guarda, accendi Globus, guarda che c'è adesso, sì, e magari siamo in due porte ed è una comunicazione immediata. Con l'app poi c'è anche tutto un sistema di integrazione che già esiste, utilizzare i social network, condividere tramite social network. Utilizzi il tuo 3G del telefonino, che non è anche quello, è una cosa importante, il 4G o il 5G, tanto adesso stiamo andando avanti velocissimamente, quindi tu non hai bisogno di altro. Allora, mi dici finalmente, parliamo di numeri, dove volete arrivare? Allora, dove vogliamo arrivare? Dal punto di vista anche della commercializzazione. È importante. Perfetto. Allora, questa è la telecamera, faccio proprio... Allora, io volevo sapere un attimo, Steve Jobs non c'è più, ma la Microsoft, insomma, c'è sia la Microsoft che Google, che la stessa iPhone, non la Apple. Perché non ci compra? C'è quel signore che con 420 miliardi di dollari ha deciso di uscire da Alibaba, no? Perché non comprare? Ecco, noi a 400 miliardi di euro usciamo pure noi, vi regaliamo l'app. Questo è il nostro intento. A parte gli scherzi, noi stiamo cercando di commercializzare il più possibile nel mondo questa applicazione, che poi vogliamo inserirla anche dentro le televisioni, vogliamo fare degli accordi commerciali importanti, perché ci piace il fatto di far vedere
le TV italiane reali, quindi le regionali come la vostra e quelle italiane, nel mondo, perché è l'italianità che manda avanti questo tipo di progetto. Ma un domani potrebbe essere anche per le televisioni spagnole che vogliono essere viste in Messico, in Argentina, in Ecuador, esatto. Le televisioni russe che possono essere viste. Cioè c'è una molteplicità di questo. Noi siamo come italiani i pionieri di apripista, quindi noi vogliamo arrivare a venderne tante, ma per avere ovviamente un bacino pubblicitario importante, che noi non viviamo sull'app, cioè l'app è un primo step su quello che noi abbiamo fatto, poi non possiamo metterla a pagamento perché diventerebbe una frode, io non posso far pagare Globus TV, che tu, è la tua, no? Cioè non posso farla pagare e vedere io, a meno che non ci siano accordi internazionali fatti, però posso guadagnare sulla pubblicità. Allora tu quando entri nell'app, i 15 secondi si vede una pubblicità importante e quella... Noi su quello puntiamo anche a cercare di incassare. È un sistema che già esiste. Colleghi ad un sito. E speriamo insomma di essere sempre più, magari di vederci prossimamente dopo e per altre invenzioni ancora, Salvo, perché no? Sì, anche perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, tu ne sai qualcosa visto che ti occupi di televisione, per cui questo aggeggino qua è davvero un miracolo, un concentrato di tecnologia, cercatelo, richiedetelo, ma poi dal 12 sì, l'app. Scaricate l'app. Assolutamente. Quindi. Sì, l'app dal 12, poi ci sarà sempre questo, questo lo potete trovare sempre su www.cibortv.com oppure www.ciborapp.it. Insomma, sono i due siti in cui potete comprare queste applicazioni. L'app è dopo il 12 e mentre invece il decoder ancora c'è, ancora ci sarà per un po', però sono sicuro che poi fra un po' verrà messo dietro, perché sai, tu hai l'app la metti sul televisore, la metti sul telefono, la metti sono, è l'evoluzione della tecnologia che a volte anticipa e scavalca se stessa. Grazie davvero a Roberto Onofri e grazie oggi, ci ha dato dei consigli preziosi, vi ha dato dei consigli preziosi. Grazie a voi. a Viviana Ramassotto, make up artist. Chiudiamo, grazie alla regia, grazie a Vincenzo, grazie a tutto Globus, ragazzi. Grazie a tutti, l'appuntamento grazie alla è domani. Grazie a tutti.